in collaborazione con... Con Dental Coop il sorriso è per tutta la famiglia. Affidati ai nostri esperti per una consulenza personalizzata e per ogni tipo di cura sia patologica che estetica. L'eccellenza. Monte Cassiano. Prenota subito la tua visita. Fai vincere il benessere. Scegli Valle Bio. Prodotti biologici ad Ancona, zona Baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici per celiaci e intolleranti. È erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta da spedire in tutta Italia. Valle Bio prodotti biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona Baraccola, Ancona. Fai vincere il benessere. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Fisiomed si trova in via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Canale Salute. La puntata di questa sera è una puntata speciale perché sarà interamente dedicata al coronavirus, un virus che ha fatto scattare l'emergenza globale ed è quindi importante parlare con chi si occupa di salute pubblica. Ecco, avremo con noi questa sera in collegamento via Skype il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, il professor Stefano Menzo, direttore di virologia, sempre degli Ospedali Riuniti di Ancona, e il professor Andrea Giacometti, direttore clinica malattie infettive, tropicali, parassitologia ed epatite cronica, sempre degli Ospedali Riuniti di Ancona. Buonasera direttore, e grazie per essere qui con noi. Ecco, ci vuole fare una panoramica su questa pandemia che ha fatto scattare l'emergenza a livello globale. Qual è la situazione agli Ospedali Riuniti di Ancona? Noi da oltre un mese, quindi dalla fine di febbraio, abbiamo allestito appunto un Covid Hospital all'interno di Ospedali Riuniti, specialmente a Torrette, poi c'è qualcosa anche all'ospedale pediatrico Salesi che riguarda i bambini, grazie a Dio con un solo ricoverato che oggi è salvo, è un bimbino appena nato. E noi oggi qui abbiamo ancora, dico ancora perché il picco è stato molto più alto, 185 pazienti Covid, di cui 42 sono in terapia intensiva e circa 85 sono in terapia subintensiva, gli altri sono in reparti, chiamiamoli Covid ordinari, che sono ordinari per modo di dire perché ovviamente il consumo di risorse e il livello di assistenza è sempre molto alto. Ecco, tutti i pazienti Covid degli Ospedali Riuniti sono in un silos, vale a dire sono in un pezzo dell'ospedale che va da cielo a terra e quindi si è partiti dal pronto soccorso per salire poi al piano superiore dove c'è anche la terapia intensiva, la terapia diciamo subintensiva del pronto soccorso. Ci sono le terapie intensive, c'è il blocco operatorio che oggi è utilizzato come terapia intensiva Covid per la metà, quindi metà delle sale operatorie, 10 su 20
non fanno oggi operazioni, fanno solo questo. Hanno dentro dei pazienti Covid, per intenderci. E poi, andando su, abbiamo altri reparti che via via, per intensità di cura, vanno verso appunto il reparto ordinario. Poi, oltre a questo, tutta la palazzina delle malattie infettive, qui oggi c'è il professor Giacometti che dirige la clinica universitaria di malattie infettive, tutta quella palazzina che ha circa 50 posti letto complessivamente, è adibita a Covid Hospital. Quindi è un posto, diciamo, specializzato, dove ci sta una parte proprio di subintensiva che proviene dal pronto soccorso, poi c'è una presa in carico ordinaria dei pazienti attraverso ovviamente tutte le postazioni di ventilazione che servono per i pazienti stessi. Allora, per stringere, noi oggi abbiamo questa situazione. Chiaramente, Ospedali Riuniti, quindi impegnando circa 200 posti e tanto personale, perché ovviamente il personale che serve è il doppio di quello che serve di norma, di media, per le degenze degli Ospedali Riuniti, ha ferme tante attività. Noi garantiamo tutta l'urgenza, tutto ciò che arriva al pronto soccorso con codici critici. Garantiamo anche una buona parte delle prestazioni ambulatoriali di tipo breve e differito, oltre a quelle urgenti, però è chiaro che siamo in grande sofferenza perché ovviamente, do solo un dato, nel mese di marzo del 2019 noi abbiamo eseguito 3.000 interventi chirurgici, nel mese di marzo del 2020 appena passato, noi abbiamo eseguito 1.450, quindi la metà degli interventi chirurgici. Questo significa che abbiamo garantito tutte le urgenze, ma poi ci sono delle persone che sono in attesa e quindi è necessario pensare a poter tornare all'attività ordinaria nel più breve tempo possibile. Direttore, tra quanto ipotizzate, ecco, si potrà tornare ad un'attività normale lì agli Ospedali Riuniti di Ancona? Allora, completamente non è possibile dirlo. Sicuramente la tappa fondamentale da affrontare adesso è il fatto di ripristinare l'attività operatoria nel blocco operatorio, però per fare questo bisogna avere 20-25 posti di rianimazione in meno come necessità. Quindi è bene che si facciano delle iniziative come le sta facendo la Regione Marche fuori dall'ospedale di Torrette in un posto unico dove poter mettere la terapia intensiva e subintensiva dei pazienti Covid, perché da quello dipende la possibilità di tornare al ripristino delle attività normali. Io ricordo che noi abbiamo 16 specialità esclusive, cioè cose che o le facciamo noi nelle Marche o non le fa nessuno: la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica, la neuroradiologia, la radiologia interventistica, la chirurgia in generale, chirurgia senologica per pazienti gravi, abbiamo tutte le specialità che riguardano i trapianti, quindi la chirurgia epatobiliare e pancreatica, la chirurgia del rene, eccetera, la neurochirurgia in tutte le sue parti. Ecco, tutto questo ha necessità chiaramente di tempi non lunghissimi. Bisogna che l'ospedale ripristini la sua missione originaria, che è questa. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. Questo non significa togliere nulla ai pazienti Covid, che dal momento dell'entrata al pronto soccorso sono stati presi in carico da tutta la regione, specialmente dalle province di Pesaro e di Ancona. Ricordo che c'è stata una domenica in cui da Pesaro sono arrivate 41 ambulanze, di cui 20, oltre 20 pazienti sono andati in terapia intensiva perché la situazione di quella provincia era una situazione appunto non più sostenibile da parte delle strutture locali. E noi abbiamo provveduto. Ecco, abbiamo fatto tutto il possibile, lo stiamo facendo ancora. Ci sono gli operatori che sono impegnati sempre con nessun risparmio di energie, stanno dando tutto di loro stessi e per questo li dobbiamo ringraziare veramente. Ecco, però in questo momento, ecco, il problema che ci stiamo ponendo è l'altro, che dobbiamo appunto tornare gradualmente, non dico quando e non dico come, perché oggettivamente non è facile da fare, ma giorno dopo giorno riprogettiamo Torrette come Ospedali Riuniti, come una cittadella della salute che deve pensare a tutte le altre specializzazioni delle Marche.
Bene, direttore, noi la salutiamo e la ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi, buona Pasqua, vi lascio con i nostri valenti collaboratori. Grazie. Avremo tra poco in collegamento il professor Andrea Giacometti e il professor Stefano Menzo. Ecco, ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco. Dental Coop, il sorriso è per tutta la famiglia. Affidati ai nostri esperti per una consulenza personalizzata e per ogni tipo di cura, sia patologica che estetica. Monte Cassiano. Prenota subito la tua visita. Fai vincere il benessere. Scegli Valle Bio. Prodotti biologici ad Ancona, zona Baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici per celiaci e intolleranti. È erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta, da spedire in tutta Italia. Valle Bio Prodotti Biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona Baraccola, Ancona. Fai vincere il benessere. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Fisiomed si trova in via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata.